Bene, siamo in tre anche oggi, abbiamo ancora una bottiglia impegnativa, impegnativa perché è da 75, quindi la quantità effettivamente è impegnativa, ma è anche una bottiglia impegnativa per la sua stessa natura, per impegnativa anche l'acquisto, no? di questa bottiglia e ce ne parlerai Davide probabilmente dopo e ci spiegherai come sei andato, quando sei andato a recuperarla e dove l'hai acquistata. Volentieri. Vediamo come al solito la scheda con tutte le informazioni. Il birrificio è Cantillon, ci troviamo quindi a Bruxelles, in Belgio. Il nome di questa birra è Drogone. Lo stile, allora, qua ho scritto solo lambic nella scheda che vedete. In realtà potrebbe essere un lambic, potrebbe essere anche una grey pale, o Italian grey pale, nel momento che contiene vinacce di aglianico, quindi appunto è un mix tra birra, quindi malto e malto d'orzo e uva. IBU non presenti non esiste neanche una scheda effettivamente di questa birra, se non vabbè sulle varie app, su Untappd, eccetera. 6,5 il grado alcolico. Prezzo non è indicato e ne parleremo dopo. Bicchiere è direi pallone, anche bicchieri da vino, come in questo caso, comunque bicchieri magari a chiudere che aiutano un attimino a concentrare gli aromi. Temperatura di servizio, stando sull'Eiga o sull'Lambic, direi intorno ai 10 anche 12 gradi. Appunto, non saprei bene come identificare lo stile, ma partiamo dall'inizio. Bottiglie in tiratura limitata, dove e quando l'hai acquistata? Allora, l'ho acquistata all'evento Acido Acida a Reggio Emilia quest'anno e erano rimaste pochissime bottiglie perché è una birra veramente ambita, tanto è vero che neanche a Cantillon stesso si riesce a comprarla. Si può comprare, ma la si serve lì al tavolo giusto del loro pub. E ricordo che la prima volta che l'avevo presa, circa, eh sì, 2019, un po' di anni fa, ne sono rimasto abbastanza stranito in quanto a gusto, stranito naturalmente in modo buono perché non sarei qui a portarla naturalmente se non mi fosse piaciuta, diciamo. Bene, quindi non è la prima volta che la assaggi, No, l'hai già assolutamente bevuta. no, è stato molto difficile perché recuperarla, più che altro perché all'evento ricordo che siamo andati in due quel giorno a recuperarla e erano rimaste giusto, cioè, il tempo di andare lì al banco dove si comprava, stavano ancora allestendo tutto, nel momento in cui siamo andati via e siamo ritornati tempo 5 minuti circa, erano rimaste giusto 3 bottiglie, noi eravamo in due e quando l'hanno servita hanno detto però dovete essere due persone diverse perché altrimenti non ti diamo la possibilità di prenderla, per richiamare quanto fosse ambita. Comunque, al di là del fatto che comunque stiamo parlando sempre di un Cantillon, quindi Sì, tantissimo hype, esatto. Poi il gusto, allora devo essere onesto, sono passati un po' di anni, non me lo ricordo perfettamente. Ottimo ma lo modo per rinfrescheremo oggi, Esatto, certo. ottimo modo per potercelo ricordare, diciamo. Come hai detto tu, arriva da comunque una fusione tra un vino italiano, quindi effettivamente sì, quasi possiamo considerarla come una IGA. Sì, d'altra parte sulle IGA, allora, sulle IGA sì, è vero, dal 2021 il BJCP mette un po' di regole un pochino più stringenti, poi appunto il BJCP è uno spunto, poi non è legge, nel senso che ognuno può fare quello che vuole. Tolti gli IGP ovviamente che sono protetti, quindi sia a livello legale puoi scrivere quello che vuoi sull'etichetta della tua birra, per fortuna. Quindi Per non togliere nulla a Cantillon, sì, assolutamente. esatto, però puoi scrivere IGA e anche se BJCP mette 8 gradi e mezzo il limite per una IGA, puoi fare una IGA da 9 gradi e non è che ti viene la beer police a casa da arrestare perché intanto 0,5 gradi in più. Comunque l'idea è stata proprio da parte di Cantillon, cioè partita tutta da loro, che assaggiando un vino italiano, adesso non ricordo di preciso il punto che avevi detto prima, però campagnolo Campano, comunque, campano, comunque hanno deciso di fare questa birra cioè in memoria del vino, quindi sì. Ok.
Beh, ti ringrazio innanzitutto per averla portata qui sul canale perché non ho mai assaggiato questa birra, quindi sono molto molto curioso. Samuele l'hai già assaggiata, la Non l'ho mai conosci? assaggiata e c'è un hype pazzesco. Ok, quindi perfetto, siamo concordi su questa cosa. Giusto perché sul canale dico due cose sull'estetica, ci sono queste due etichette e la prima ha questo drago seduto su una botte che è bellissimo perché davvero è un'immagine molto classica con questa cornicetta, non lo so, non sono un esperto, sembra quasi stile Liberty, non so come dire, Guardando su un internet, po'... proprio il vino da cui è origine è uguale. Ah, ok, quindi richiama l'etichetta Sì, del vino, perfetto. E assolutamente. c'è questo drago seduto sulla botte che si beve il suo bicchiere. Sul retro c'è un'etichettatura, sembra abbastanza semplice, provvisoria, probabilmente fatta per il mercato italiano, forse, o comunque per l'export, perché ci sono informazioni tipo i gradi, gli allergeni, che in Belgio sappiamo non è richiesta così tanta, cioè la legge non richiede di mettere tutte quelle informazioni che per esempio in Italia servono, come appunto gli allergeni in grassetto. Aglianico 300 grammi litro, questo è interessante perché ci dà idea di quant'è la quantità e non mi sembra poca perché è quasi un terzo praticamente del volume vinaccia. Ok, 3 anni, un lambic di 3 anni, beh, quindi non è giovanissimo, molto interessante, molto interessante. Lambic, quindi fermentazione spontanea, adesso non staremo a ripetere che cosa significa fermentazione spontanea, cercate sul canale, ci sono un sacco di video a riguardo. Due o tre. Esatto, 3 anni di maturazione, aggiunta di uve, apriamola, direi che Sì, è arrivato il sì. momento, lascio a te It's the time. l'onore. Ecco, molte bottiglie di Cantillona, sia tappo corona, sia tappo in sughero, poi sotto. Questa parte è già un pochino più complicata, vediamo se. Sì, poi da seduti non è mai Effettivamente. comodo. Un po' un anziano. Vai, vai. Ok. Eccoci. Ottimo. Bene. Sì, ho avuto, non ne sono più mettere in mano, Va però. Il bene. profumo è buono. Vediamo. Ah, imbottigliata Bruxelles, stagione 21-22. Ottimo. Mi piace sempre che Cantillon metta anche sul tappo l'imbottigliamento perché così puoi farti il conto di quando è stata brassata la birra, quindi 21 meno 3 2019. Colore È fantastico il molto colore. molto simile a quello del vino, circa circa lo richiama, non è proprio uguale. Adesso che è aperta, mentre la versi, possiamo affrontare il problema, la questione quotazioni, perché ho detto, stavamo dicendo prima, molte di queste birre prodotte in serie in quantità limitata spesso o distribuite ad eventi hanno prezzi decisamente fuori scala e in realtà su eBay si vedono bottiglie anche di questa birra a prezzi assurdi. Oh Ma no. sono contento che tu sia dell'idea che la birra vada bevuta e non collezionata e quindi l'abbia condivisa con noi oggi. Share, share always. Ok. Allora, partiamo come al solito da un'analisi visiva. Poca schiuma vedo in tutti e 3 i casi. Schiuma rosata però, non è proprio bianca Sì, è bianca questa vero. schiuma. Vediamo un attimo. Sì, un bel rosino. Anche qui è abbastanza irregolare, anche poco persistente perché vedo che non dura. Colore della birra. Tendente quasi al colore delle ciliegie. Sì, quasi bordeaux può essere. Mentre la vuotava era un rosato molto, molto acceso. Nell'insieme sembra, sì, un rosato abbastanza scuro. Sì, ciliegia effettivamente. Forse leggermente velata anche, perché... Passiamo al naso. Yes. Io rido sempre quando sento questo profumo perché Profumo di cantina. è spettacolare. Sì, è
diciamo l'incubo di molti, il sogno per altri. Sembra notare quasi il vino sotto, ma molto 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 ricercato. Sì, il naso parte subito proprio dall'ambic. C'è tantissima Formaggioso roba. anche. Sì, esatto, anch'io ho pensato proprio al formaggio, la cantina, ma se a volte la cantina va verso la buccia di salame, qui è proprio il formaggio arborinato. C'è una bella componente formaggiosa. La crosta quasi proprio. Sì, esatto, la crosta di formaggio. A me è venuta una punta di parmigiano appena tagliato, nel momento in cui apri la fetta proprio. Sì. Poi c'è la parte vinosa, ok? Tutta una gamma Sì, dove... fruttato floreale che è pazzesca. Esatto. Sì, c'è quasi... A me sembra anche di trovarci la frutta, ti direi qualcosa di frutta tropicale, non so, tipo ananas. Non lo so, ditemi se sono io pazzo. Poi la mente fa strani scherzi in realtà, Sì. perché come l'hai detto adesso sono indotto a ricercare quel profumo. C'è qualcosa anche di frutti di bosco, tipo le more, ma mi sembrava a un certo punto di trovarci dentro, non dico non da ipo ovviamente, ma una qualcosa di frutta tipo frutta tropicale, ananas, qualcosa del genere. E poi c'è anche un po' di erba e di fieno. Vi dico tutte le cose che mi passano, ma Sì. ditemi anche voi No, no, fai cosa bene, fai bene. sentite. Sì, dandogli un'ossigenata, la componente vinosa esce anche abbastanza forte. Sì, e mi sembra che rispetto a quando l'abbiamo versata si sia ridotta la parte formaggiosa cantina in favore di una parte più di frutta, erba, qualcosa del genere. Sì, l'odore in realtà sta diventando sempre più... si sta annullando sempre di più, ho il mio... Sì, Cioè, non so se... diventa diverso, cioè, quasi vacuo, quasi. Forse se ci stiamo abituando allo shock, all'intensità iniziale lambic, e quindi riusciamo adesso, man mano che ci abituiamo, ci assuefiamo tra virgolette la parte cantina, riusciamo a trovare meglio la parte vino, forse. Boh, assaggiamo Nome allora. di gusto, yes. Direi perfetta fusione tra un lambic e del vino. Sì, ha proprio tutta la parte del vino con l'acidità, la ricchezza, la punta di astringenza in gola dell'ambic. Sì, è tanto vino, in effetti. Beh, 300, cioè un terzo è vino, In quindi effetti. sì, non possiamo dire che non si sente, cioè che non sia presente la componente vinosa. Buono un sacco. Non sono un esperto di vino, e quindi potrei dire una bestemmia probabilmente. C'è qualcosa che mi ricorda il lambrusco, può essere la frizzantezza, qualcosa del genere, però mi Ma quello in rifaccio. realtà al palato effettivamente sì, lo ricordo, il lambrusco comunque viene molto frizzante anche quello, Forse sì, è la frizzantezza. molto, molto beverino, e questo diciamo che fa venire voglia di berne ancora. Sì, esatto. L'acido è anche Peccato. sotto controllo, cioè non è ai livelli di acido di certi altri prodotti di Cantillon, cioè non è la rosé de Gambrinus per intenderci, per citare un prodotto di punta di Cantillon, e Non è che la proprio... rende ancora più veloce da bere sta birra. Ti pare che non è una cosa. No, non è esatto. Ora effettivamente adesso che nomini la gousse, una puntina salata, io ce la sento. Sai, magari non è tanto il sale, più che altro un altro insaporitore, tipo rosmarino un po'. Non ti ricordo di più quel sapore, cioè scusami, non No, rosmarino. proprio sulla lingua, come una puntina quasi Sì? di Aspetta, stai salata. dicendo la gueuse e la gose, forse? No, 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 intendevo, scusami, la gueuse. Ok. Mia colpa, ho pronunciato male. No, 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 per capire, perché il sale mi ha ricordato le gose Io tedesche, pensavo alle no, gose, che in effetti hanno il infatti. sale, a volte anche il coriandolo, a volte quelle cose lì. E Misunderstanding. no, ho pronunciato male io. le gose sono Ci sta. lambic, blend di lambic.
champagnizzati, non so come dire, comunque rimescolati, uniti e Un rifermentati in bottiglia. champenoise. Perché Sì, io in te lo bottiglia, dicevo per esatto. quello, perché tu hai detto dalla parte frizzantina, e Sì. allora, cioè, non è una goes che lì la parte frizzante si sente molto. Qua è molto più dosata, forse sarà il vino che la rende un attimino più calma. Poi Dipende come è dipende dal stata. vino anche. Sì, come è stata imbottigliata, se è rifermentata in bottiglia, se è fermentata, probabilmente sì, immagino. Dipende da quello e non lo sappiamo. Sarà mia premura assaggiare anche il vino un po' cadovone, Sì, così da è poter vero, capire se per fare un effettivamente. paragone tra le due cose. Quella può essere una buona idea. Sì, non sono espertissimo di vini, però solitamente i vini del sud Italia sono molto alcolici, molto tannici anche, quindi suppongo che possa essere una cosa di questo tipo. Effettivamente un po', effettivamente la parte tannica, quella che è astringente, si sente in Sì. questa Eh sì, birra. c'è un po' di astringenza qua in fondo. Per provare, giusto, per fare un, come si dice, una descrizione del gusto, secondo me c'è la parte iniziale che appunto è quella un pochino più dolcina, c'è questo corpo che probabilmente non è abbastanza leggero, ma la frizzantezza ce la fa sentire bene in bocca. Sul finale appunto c'è questa parte tannica che anche qui va un po' a sostituire l'amaro finale da birra classica. Che però secondo me è molto, come dire, funzionale, nel senso che sentire questa parte in fondo di più tannica, appunto, a me fa venire voglia di bere subito un altro sorso, che è lo scopo dell'amaro della birra, no? Che ti arriva questa punta di amaro in fondo, ti cancella il palato, pronto per un sorso, per il prossimo sorso. Qui ovviamente lo fa il tannino, probabilmente. Mi piace tantissimo, tantissimo che c'è questo acido. È il punto giusto di acido, non è troppo acido da rallentarti la bevuta, ma è quell'acido che ti alleggerisce, te la rende una birra ottima anche per le alte temperature, nel senso che l'alcol è sotto controllo, l'acido la fa scorrere bene. Beh, gran birra, davvero, grazie di averla voluta condividere. Ah, molto volentieri. No, niente, stavo dicendo che cioè, ha domesticato questo gusto dell'acido, proprio magari può essere per il vino che cioè, è bello creare questa fusione, ok, ma renderla così equilibrata è di più, cioè è un plus, letteralmente. Sì, perché in effetti, sì, addomesticato è una buona, è un buon aggettivo, nel senso che, Tenuto a non, bada esatto, proprio. tenuto a bada, il vino che tiene lì quell'acido lì senza mandarlo troppo. Poi è logico che se una persona è molto molto fan dell'acido spinto, la troverà probabilmente sotto i livelli Lo classici da standard. Lambic, sotto lo standard Lambic. A me invece, boh, ti dico, piace tanto perché appunto non è eccessivo questo acido e anzi si sposa bene, come dici tu, con la parte vinosa. Magari con cosa si potrebbe abbinare? Questa è una bella. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è abbinamento, che è facile facile, con formaggio. Perché c'è un po' di formaggio. Sì, a parte che abbiamo sentito il formaggio, ma l'acido col formaggio, i lambic vanno sempre bene con. Poi anche lì, formaggio quale? Abbiamo una vastità di formaggi dai più giovani ai più stagionati, dagli arborinati ai più grassi. Secondo me quello che ha detto lui di aver sentito all'inizio, secondo me il grana è. Grana parmigiano, sì, qualcosa di molto Ma stagionato, sì, molto forse quasi salato, troppo anche saporito. aggressivo. Qualcosa di umami, questo secondo me lo accompagna molto bene. Umami sì, effettivamente parmigiano stagionato, grana sì. Perché probabilmente cose meno stagionate risulterebbero forse troppo dolci. Se no un caciocavallo. Sì, forse sì, taglierei magari, eviterei formaggi quelli molto molto giovani, molto grassi, magari con questo. Magari no, non un brie, ecco, Eh sì, no. perché secondo me il brie fa un po' quell'effetto che fa col vino, cioè trasformare il gusto in liquirizia alla fine, che può Ok. piacere, Sì. però magari Sì, non è così siamo amato. d'accordo. Sì, il problema è nel momento in cui il gusto proprio di latte è preponderante. Il Cose contrasto. poco stagionate sono molto solitamente lattose, pannose, molto. Sì.
effettivamente qui serve qualcosa in grado di reggere l'incontro. Sì, sono assolutamente d'accordo. Anche il pecorino magari un po' stagionato. Quello potrebbe essere Aspetta. sull'arborinato, non saprei. Il quartirolo. Quartirolo. Also known as gesso. Esatto, il gesso. Dovremmo provarlo, eh. Prossima puntata, proviamo i formaggi con la birra. E se no, non so, altre cose che abbinereste. Che so, il fritto misto, adesso dico cose un po' a caso, vi sembra una cosa fattibile? Oddio, secondo me con qualche pesce potrebbe Il anche avere calamare sì, senso, il eh. calamare sì. Perché, ok, la solita roba del vino rosso con la carne, bianco pesce, eccetera, ma qui, cioè, Appunto, non è non è. un vino rosso classico, corposo, denso, qui Sì. è bello leggerino, frizzante, Infatti, poi abbiamo secondo me. quella componente acida che effettivamente un fritto te lo accompagna bene, dato di Esatto. solito fritto limone, Sì, è vero. quando Wow. abbiamo qualcosa come il limone, forse è meglio. No, 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 vabbè. Diciamo Eh, che comunque sostiene bene come gusto. è dato tutto dalla vinaccia. Quanto tempo è stata in ammustamento, diciamo, Sì, ed è quello che gli dà il probabilmente colore, sì. perché quel rosino lì così mi fa venire in mente proprio, come mi diceva un mio amico che lui fa il vino, e quando fa il rosato dice il colore è dato tutto dal tempo in cui la buccia sta a contatto con Ok. il vino effettivamente. Per esempio quando fa il pino nero vinificato in rosso, o comunque fa dei rosati, anche dipende tutto da quanto tempo lascia in ammostamento la buccia. Quindi Ah, qui il ok. colore credo che sia dato proprio da quanto tempo la vinaccia è rimasta a A contatto contatto dici con con la birra. l'ambic. Sì, di solito i lambic di base si fanno con un grist di malti chiari. Quindi può essere che il colore sia dato solo dal vino. Perché è troppo rosa, mentre la vuota sì, è più rosa mentre la vuota. Quindi grazie ancora Davide per averci portato la Drogone. Skol. Ok. Skol. Skol.